Questa volta è un KO davvero pesantissimo, non tanto nella forma ma soprattutto nella sostanza. Storia di una gara giocata senza mordente, senza carattere, senza i giusti attributi. Più semplicemente una gara del tutto insufficiente. Insufficiente sul piano del gioco, insufficiente sul piano della reazione, insufficiente insomma in tutto e per tutto. Nell'atteso rendezvous con l'Aversa, proprio contro la chiacchieratissima rivale della passata stagione in Serie D, il Barletta toppa in maniera netta, in modo fin troppo inequivocabile. Lo abbiamo già detto più volte in passato, lo ripetiamo anche oggi. Le assenze, nel caso specifico di Laviano, De Cecco e Milan, rappresentano solo una parzialissima scusante. Allo stadio Rinascita finisce 2-0 per l'11 granata di Raffaele Sergio, quest'oggi sceso in campo in maglia bianca. Ed invece le premesse della vigilia erano ben altre per i biancorossi, intenzionati ad arrestare la recente striscia negativa. Secondo minuto, i piani cambiano totalmente. Dormita della difesa, Perna ne approfitta per rubare palla, involarsi tutto solo verso Furlan e concludere nel sacco la rete dell'1-0. Schiaffo clamoroso per il Barletta. A schiaffo preso di solito segue una reazione, quella del Barletta però è inconcludente. All'ottavo Zotti, altra prova mediocre la sua, cerca e trova Mastro Nicola, tentativo out di quest'ultimo. Questa resterà per tutto l'incontro l'azione più pericolosa dei biancorossi, pazzesco. Poi il buio, solo opportunità di poco spessore e conclusioni che non fanno neppure il solletico a Criscuolo. L'Aversa invece capisce che con il minimo sforzo può ottenere il massimo risultato. Al 20 ottobre lancia Romano che conclude clamorosamente in questo modo. Il 4-4-1-1 del Barletta con Mastro Nicola e Sisalli esterni alti e Zotti in appoggio all'unica punta Maiella non graffia. Nella seconda parte della prima frazione dunque spazio solo ai cartellini gialli per D'Aleno, Zotti e Tangorra. Nulla di più. Secondo tempo, stesso inizio del primo. Secondo minuto, punizione da posizione interessante per l'Aversa. Il Cobra Romano, il grande ex di turno, sistema la sfera, prende la rincorsa e calcia a giro a scavalcare la barriera. Furlan ci arriva ma non riesce ad evitare il peggio. 2-0 Aversa, KO tecnico in anticipo per il Barletta. Chiricallo cambia poco dopo. Dentro la seconda punta Alessandri, fuori un difensore Iervolino. I risultati tuttavia non cambiano. Al 24esimo dentro anche Polidori, fuori D'Aleno. 10 minuti più tardi invece arriva il secondo giallo per Massimiliano Tangorra che esce anzitempo dalla contesa. Nero su nero, dopo il danno anche la beffa. Proprio Polidori ci prova di testa ma para Criscuolo. Poi finale di gara, decisamente di marca locale. Il neo entrato Palumbo spaventa Furlan, Romano calcia alle stelle da posizione abbastanza favorevole. Sibilli in pieno recupero fallisce incredibilmente il tris. Finisce dunque 2-0 e per il Barletta arriva il terzo KO di fila. Questa volta dicevamo pesantissimo. Il gioco continua a latitare, la panchina di Marcello Chiericallo torna ad essere bollentissima. Domenica prossima contro il Pescina è assolutamente vietato sbagliare.